Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vediamo come preparare la torta caprese. Ebbene sì, anche i cuochi hanno il loro tocco di follia che riporta a creare le loro prelibatezze. E così accadde nel 1920 in un laboratorio artigianale nell'isola di Capri, dove Carmine Di Fiore creò una torta alle mandorle per tre malavitosi giunti a Napoli per comprare una partita di ghette ad Al Capone. Tutto procedeva al meglio, ma forse per la fretta o per la paura, questo cuoco si dimenticò completamente di aggiungere la dose di farina e quando se ne accorse la torta era già sulla tavola dei malavitosi. Ma fece un successo, creò una torta con una crosticina croccante fuori e un interno morbido e scioglievole. Gli americani la provarono al 100% e gli chiesero addirittura la ricetta. È davvero semplice e veloce da preparare. Iniziamo! Iniziamo la ricetta fondendo a bagnomaria 250 g di cioccolato fondente di qualità e 200 g di burro. Quando sarà fuso, mettiamo da parte fino al momento del bisogno. Prendiamo una ciotola più capiente, mettiamo 5 tuorli, 80 g di zucchero e 2 cucchiai di acqua bollente. Montiamo fino ad ottenere una crema bella spumosa, circa 5 minuti a velocità massima. Mettiamo da parte per occuparci degli albumi. In un'altra ciotola mettiamo 5 albumi, un pizzico di sale e 50 g di zucchero. Montiamo finché abbiamo una meringa densa e corposa. Mettiamo da parte, riprendiamo la ciotola con i tuorli e aggiungiamo il cioccolato fuso e la scorza di mezza arancia. Mescoliamo con le fruste elettriche a velocità minima, amalgamando bene gli ingredienti. Aggiungiamo 250 g di farina di mandorle e mescoliamo con una marisa. Iniziamo ad aggiungere poco alla volta gli albumi montati, con movimenti lenti dall'alto verso il basso. Prendiamo una teglia con diametro di 22 cm imburrata con il fondo coperto con carta forno e ci versiamo l'impasto. Lo livelliamo per bene. Poi cuociamo a forno già caldo, 180 gradi, per 30-35 minuti. Vi ricordiamo che questa torta non deve cuocere oltre, perché deve rimanere con il centro morbido. Sforniamo e lasciamo raffreddare completamente dentro la teglia. Ora mettiamo un piatto da portata sopra e giriamo la torta. Togliamo la teglia e lentamente anche la carta da forno. Copriamo tutta la superficie con lo zucchero a velo vanigliato. Abbiamo ritagliato uno stencil con la scritta caprese e due faraglioni di capri, i due imponenti scogli che emergono dal mare. Infine spolverizziamo con del cacao amaro. Guardate che meraviglia! Pronta da assaporare! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa deliziosa torta caprese. Cosa posso dirvi? È una torta fantastica, è bella croccante fuori, morbida dentro e si scioglie proprio in bocca. Il contrasto tra il gusto della farina di mandorle e quello intenso del cioccolato rende questa torta ancora più perfetta. È facile e veloce da preparare, insomma è assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video finisce qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.